Amici sportivi, un bentornati allo stadio di Casale da parte di Marco Cito e Fabio Formari. Fabio, è finale Casale 0 Novara 0, una partita insomma dove abbiamo visto non tantissime emozioni, ma ce n'è stata una nel finale veramente clamorosa. Il Novara ha fatto gol, l'arbitro però l'ha annullato su segnalazione del guardia per un fuorigioco, ha fatto discutere tantissimo qua in tribuna e anche in campo, perché Butai è stato espulso al termine della partita. Sì, diciamo la partita si può riassumere tutta qua, nel senso che c'è stata un'azione che è stata quella del gol annullato per un fuorigioco, da qua non si vedeva. E sì, la cosa... onestamente non abbiamo una visuale precisa, bisognerebbe poi rivederlo successivamente. Esatto, la cosa anche peggiore è che Butai è stato espulso a fine partita e questo complica ancora di più il cammino della squadra. Anche oggi però c'è da dire che la squadra non ha giocato assolutamente un buon calcio e niente. Sì, insomma, è un Novara che forse anche mentalmente ancora oggi ha fatto fatica, no? Diciamo, a uscire dopo la sconfitta di domenica scorsa. Per carità, è arrivato un pareggio su un campo comunque non sempre secondo quello di Casale, contro una squadra importante, pura, insomma, è una delle deludenti, insomma, di questa stagione, però è sicuramente una squadra buona, però è chiaro che è un Novara che doveva dare un segnale un po' diverso. Sì, diciamo, mi aspettavo una prova un po' più di carattere, di grinta, e diciamo che la prova di oggi è stata un po' quella sulla falsariga delle ultime 10 partite, cioè poca aggressività, poche idee, zero tiri in porta. Ecco, si è faticato tantissimo ancora a fare tirare in porta, no? È proprio stanno dicendo tra l'altro che la Serie M si sta perdendo, e insomma effettivamente la Serie M gioca sentiamo qua alle nostre spalle, però è così, insomma, la Serie M che gioca mezz'ora dopo è un po' una cosa strana. Sì, no, soprattutto almeno in queste ultime partite dovrebbero essere almeno allineate gli orari. Ecco, questa espulsione diretta di Butai va un po' a pesare poi successivamente, perché probabilmente potrà prendere anche più di una giornata. Sì, perché l'espulsione a partita finita di solito non so cosa abbia detto, cosa abbia fatto, ma non è mai un buon segnale. Ricordiamo, Novara tornerà insomma adesso in campo al Piola domenica contro la Caronnese, una partita assolutamente da vincere, insomma non c'è altro risultato. Direi proprio assolutamente di sì, dobbiamo ritornare a vincere almeno al Piola. Va bene, insomma, dallo stadio di Casale è tutto, una buona serata da parte di Marco Cito e Fabio Formani. Arrivederci a tutti. Ciao.